In collegamento dal santuario della Madonna delle Lacrime abbiamo Don Raffaele Aprile. Buongiorno Don Raffaele, buon Natale. Grazie, buongiorno a te, Maria Antonia, e a tutti i telespettatori che sono collegati in questo momento su Padre Pio TV. Vi giunga il mio caloroso augurio dal santuario della Madonna delle Lacrime, dove adesso mi trovo. Grazie Don Raffaele. Ascolta, noi abbiamo voluto fare questo collegamento perché vogliamo parlare oggi di una missione. Questo programma nostro è dedicato al mondo delle missioni, però come più volte abbiamo detto, uno non deve pensare necessariamente alle missioni come a qualcosa di lontano. Allora, so che anche voi avete la vostra missione, ovvero la missione del reliquiario della Madonna delle Lacrime, che è stato anche qui a San Giovanni Rotondo diversi anni fa. E allora, che cos'è questa missione e perché la chiamate missione? Sì, esattamente proprio così. Vedi, intanto c'è da dire che Madonna delle Lacrime è l'appellativo con cui i fedeli venero Maria in seguito a un evento verificatosi appunto nel 1953 ed esattamente nei giorni che vanno dal 29 agosto al 1 settembre, da un'effigie mariana, quella proprio alle mie spalle, in gesso smaltato a metà busto, montato su di un supporto di vetro parino, raffigurante la Madonna che mostra il proprio cuore immacolato. Quel quadretto versò lacrime, il risultato in seguito proprio di tipo umano. Vedete, Maria Siracusa non ha parlato, ma si è resa presente col segno delle lacrime. E il messaggio ce l'ha comunicato con le scelte che ha fatto. Quindi ha pianto proprio in una piccola casa, modesta, in un'umile casa di lavoratori. Lui era operaio e lei casalinga. Ha pianto in un contesto urbano storicamente determinato, la città di Siracusa. Quindi ogni segno no, va letto e interpretato alla luce dell'oggi della scrittura. Quindi Maria piange nel cuore della città, veggente è stata un'intera città e questa è una delle peculiarità di questa lacrimazione. E queste lacrime, il nostro santuario ha il privilegio proprio di custodire l'unica reliquia fisica al mondo di Maria, riconosciuta dalla Chiesa e attestata dalla Commissione Medica. E sono custodite in questo artistico e prezioso reliquario. Ecco, che qui stiamo vedendo anche le immagini di quando è arrivato a San Giovanni Rotondo. Qui in particolare l'ingresso in Casa Sollievo, accompagnato dal rettore del santuario, Fra Francesco Di Leo. E perché una missione? Perché definirla missione questa peregrinazio del reliquiario, Fra Raffaele? Don Raffaele, scusami, qua abbiamo un don e un fra, vi chiamate tutte e due allo stesso modo, quindi ogni tanto faccio confusione. Missione perché Maria si mette praticamente in cammino, no? Per portare che cosa? Consolazione, conforto a tanti figli, a tanti fratelli che sono nel dolore, nel pianto. Vedi, il reliquario mi piace vederlo come lo scrigno che custodisce non solo le lacrime di Maria, ma anche dei figli, di tutti quei figli che depositano le loro lacrime o andando in santuario o quando il reliquario, andando in missione, va a trovare appunto i suoi figli, quei figli che sono nel dolore, nella sofferenza, va proprio per consolarli, per fargli sentire la presenza della madre accanto a loro. Quindi il reliquario è la parte del santuario che va in missione, mentre il quadretto, quello alle mie spalle, rimane sempre in santuario. Quindi il reliquario va in missione, va proprio per asciugare il pianto dei figli. E diciamo che va proprio in missione, Don Raffaele, che riguarda tutto il mondo. Sì, perché il reliquario ha viaggiato veramente in tutto il mondo, rimane esposto per la venerazione dei fedeli nel nostro santuario, ma su richiesta va anche appunto in missione in altre comunità ecclesiali. Pensate che è stato in America, in Cracovia, in Australia, è stato anche da Papa Francesco nella Veglia Mariana del 2016 e 2018 e anche negli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II. Lui chiese proprio la presenza delle lacrime, la presenza di Maria. E le lacrime di Maria sono praticamente che cosa? Un invito pressante a riconciliarci con Dio, no? Con noi stessi ma anche con i fratelli. Le sue lacrime quindi ci esortano, così come affermava l'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, lasciatevi riconciliare con il Padre, quindi le sue lacrime sono un invito a ritornare al Padre. Proprio come la parabola del Padre misericordioso, no? Per sperimentare che cosa? Per sperimentare la tenerezza paterna e materna di Dio, che vince appunto il peccato con il perdono, il male con il bene, le ingiurie con l'amore. Quindi una madre piange quando vede i suoi figli che sono divisi,
a motivi di litigi, di contese, di conflitti che minano appunto la serenità della famiglia. Così anche a Siracusa, Maria piange perché vede i suoi figli divisi e in guerra gli uni contro gli altri. Don Raffaele, posso farle anch'io una domanda? Possiamo definire anche lacrime di gioia, perché quando, come dice il Vangelo, no, che c'è più gioia per un peccatore che si converte, quelle della Madonna possono essere anche di gioia quando qualcuno si è veramente convertito perché ha toccato il suo perché cuore. Nel momento in cui appunto ti riconcili con il Padre, e appunto sono lacrime di speranza perché sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all'incontro con Cristo. E nel momento in cui avviene questo incontro con Cristo, sono lacrime di gioia, perché una madre non vuole altro che questo, che vedere il figlio riconciliato con il padre. Don Raffaele, nelle immagini che tu hai, ci hai gentilmente mandato, abbiamo visto tanti, ecco qui siamo, lo ricordavamo prima, in Casa Sollievo della Sofferenza, ma abbiamo visto tanti ospedali. Perché vedi, il reliquario va a visitare tutti quei santuari del dolore, potremmo definire come i carceri, le case di riposo, gli ospedali, ma va anche casa per casa a trovare appunto tanti ammalati e tanti anziani, proprio per far sentire questa presenza materna, per far sentire, cioè come se il cammino, no, di Maria, iniziato con la visitazione ad Elisabetta, sua cugina, si dilata nel tempo e nella storia. Maria che continua a mettersi in cammino, in viaggio, e noi non siamo altro che semplice strumento, noi missionari, siamo semplicemente gambe e braccia di Maria che le portano, la portano a tutte appunto quelle persone che stanno vivendo davvero un momento drammatico, tanto quanto adesso che stiamo vivendo questo tempo pandemico, di pandemia, e la Madonna delle Lacrime partecipa proprio al momento tragico che stiamo vivendo, tanto che le sue lacrime vogliono dirci: io sono con voi, piango con voi e per voi. E davanti al mio pianto il mio figlio diretto Gesù non può rimanere indifferente. Vi tengo sotto la mia protezione, mi siete figli e prego per la vostra salute spirituale e fisica. E il reliquario, se mi permetti, magari posso dire anche due parole sulla struttura, in che modo è composto questo reliquario. Praticamente si suddivide in tre livelli, tre piani. Nel primo livello vi è custodito parte di un panno ricamato utilizzato da Antonina Giusto per coprire e custodire il quadretto, metà di un fazzoletto impregnato delle lacrime di allora, alcuni batuffoli di cotone e una provetta che rafforza le lacrime di Maria per analizzarle. Ai quattro angoli si vedono quattro statue che rappresentano la città di Siracusa: Santa Lucia, San Marciano, che è il primo vescovo della città, San Pietro e San Paolo. Nel secondo livello notate che ci sono poi quattro pannelli che ricordano il prodigio. E nell'ultimo livello ci sono quattro angeli che fanno da custodi alla fialetta, che usando il termine tecnico viene chiamato capillare, che contiene le ultime lacrime, quelle rimaste dopo l'indagine scientifica, le ultime lacrime di Maria. Certo, dopo 69 anni le lacrime si sono solidificate, cristallizzate, ma sono sempre presenti. Noi ti ringraziamo davvero, Don Raffaele, per essere stato in collegamento con noi questa mattina, per averci aperto le porte del santuario e raccontato appunto di questa missione. Ancora auguri di Buon Natale a tutta la vostra comunità, a tutta la comunità del santuario, a tutta Siracusa, a tutta la Sicilia. Sono sempre tanti siciliani che ci seguono, quindi ne approfittiamo. Grazie Don Raffaele, Buon Natale. Grazie, una preghiera anche per noi. Grazie.